Buongiorno a tutti da Cristina Aubry e benvenuti alla sesta puntata di Dire, Leggere, Interpretare, il nostro corso di dizione online. Scusa Gastone, un pochino più verso di me quella luce. Così, perfetto, grazie. No, 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 puoi rimanere, eh. Vabbè. Dicevamo, il nostro corso di dizione che voi potete vedere tutti i giorni e tutte le notti quando volete sul palinsesto di 12 label. Bene, adesso ci dedicheremo in questa puntata alla pronuncia della S. La S è una consonante che ha una pronuncia, un suono doppio, come per le E e per le O, come abbiamo visto precedentemente per le vocali E e O. Infatti la S ha una pronuncia dolce, pensate alla parola asilo, e una pronuncia aspra, pensate alla parola corso. Z, s. E partirei immediatamente con la filastrocca. Senti, signore senza sorriso, sei un assassino salvo per sbaglio. Sguaini la spada, sleghi la slitta. Simuli risse, sai sragionare. Sradichi sterpi, soppesi sassi. Scavi la fossa, sollevi massi. Sembri sincero, ma sai simulare. Siamo sicuri di sospettare. Ed eccoci alle regole un po' acrobatiche della nostra S. Gastone? Grazie. La S ha pronuncia aspra in principio di una parola seguita da una vocale, sicuro, sogno, salvo, eccetera. Quando è doppia, assassino, rosso, sasso, rissa, come abbiamo visto nella filastrocca. Quando è seguita dalle consonanti C, F, P, Q, e T, scala, sfera, spera, squadra, astuzia. Quando è preceduta da una consonante, polso, corso, incenso. Eccezione però, nei vocaboli con il prefisso trans, la S di trans diventa dolce. E perciò abbiamo transalpino, transatlantico, transigere e via di seguito. Abbiamo alcune parole che vi dico. Sono casa, cosa, così, mese, naso, peso, cinese, bisognoso, goloso. Queste parole, pronunciate come vedete con una S aspra, dovrebbero in realtà per la regola che la S tra due vocali è dolce, avere la pronuncia dolce, però vengono pronunciate così da antiche consuetudini, diciamo, dove, e sembrava che appunto gli speaker, le persone che dovevano avere una pronuncia correttissima, non potessero che pronunciarle in questo modo. Ormai questa pronuncia è caduta un po' in disuso, per cui possiamo tranquillamente dire anche casa, così, eccetera. Però io vi segnalo questa regola che vigeva fino a pochissimo tempo fa. Gastone, scusa, puoi girare? Grazie. La S invece diventa dolce quando si trova tra due vocali, viso, rosa, reso, chiesa, e quando è seguita dalle consonanti B, D, L, G, M, N, R e V. Sbarco, sdegno, sgarbo, slitta, smania, snaturato, sradicato, svelto. Eccezioni diventa aspra nelle parole preside, presidente, disegno. Anche per oggi è tutto. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo di cercarci nel palinsesto di 12 label e vi salutiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!